Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Piero Gipardo e Lele Adani ancora oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni della UEFA Champions League con un super match tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. In Spagna lo definiscono un partitasso, due squadre imbottite di campioni che sono certo ci faranno divertire. È anche difficile fare pronostici. È lo scontro tra la storia del Madrid e l'ambizione del PSG. Vediamo cosa prevale. Guarda l'11 di partenza del Paris. Gigio Donnarumma tra i pali. In difesa Marquinhos fa coppia con Sergio Ramos. Kylian Mbappé insieme a Di Maria lungo l'out di centrocampo. Leo Messi, punta avanzata a guidare l'attacco. Il Paris è certamente fra le squadre più attese e più importanti dal punto di vista tecnico di questa UEFA Champions League. Vuole cominciare bene subito con una vittoria in questa fase a gironi. È la prima di 6 partite a disposizione per centrare la qualificazione agli ottavi. Farlo come prima del girone garantirebbe un sorteggio in teoria più morbido. Il tecnico si è spesso affidato al pressing nelle precedenti uscite, la tattica si è rivelata particolarmente efficace, soprattutto contro gli avversari che non sono troppo dotati sul piano del palleggio. I giocatori meno abili tecnicamente possono andare in difficoltà se aggrediti e il rischio di buttare via la palla aumenta ovviamente. Sì, sì, in effetti potrebbe essere una delle chiavi del match. Siamo a Parigi, nella casa del Paris Saint-Germain, che qui al Parco dei Principi gioca le sue gare interne, un impianto storico che anche oggi ci ha accolto con tutto il suo calore. Squadre che debuttano ufficialmente nella fase a gironi di questa UEFA Champions League. Ci prova Vinicius col cross in mezzo, interviene e allontana. E dai vai. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Herrera. Tocco per Idrissa Gueye. Bernat. Mbappé. Da Benzema ci si attende il solito contributo in zona gol, ma anche la generosità su tutto il fronte offensivo è una delle sue qualità proverbiali, Lele. Oggi tutti i riflettori sono puntati su di lui, è la colonna portante di questa formazione e le statistiche dicono chiaramente che è anche il migliore. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Si alza la bandierina e questa poteva essere una grande occasione. Palla Idrissa Gueye. Ecco Mbappé. Restituisce bene il pallone. Occhio a Bernat. Supera di netto il marcatore. Danilo Pereira. Ferma tutto e riconquista il pallone. Recupero in zona pericolosa. Danilo Pereira. Hazard. Attenta qui la lettura del difensore. Danilo Pereira. Servito Di Maria. Riesce a tenerla in campo. Hakimi. Porta via la palla con questo intervento. Ci sono metri per le merengues per spingere. Mendy. Ecco Hazard. Palla di ritorno per Toni Kroos. Lo stesso palla recuperato.
Angel Di Maria. Tutto fermo, c'è Di Maria in offside. È partito in leggero anticipo, il tempo fa la differenza e lui doveva aspettare e leggere meglio il movimento dei difensori. Pochi club al mondo possono vantare la storia, la tradizione e la bacheca del Madrid, dominatore in Spagna e in Europa. Attenzione, che possibilità! L'arbitro ha fermato tutto, chiara posizione di fuorigioco, mi sembra che non ci siano dubbi, era certamente una buona occasione. Palla Idrissa Gueye. Attacca il Paris Saint-Germain. Grande parata questa. Pallone non è uscito e non era facile. Modric. Palla per Benzema. Modric. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Occhio ad Hazard che avanza. Modric. Miracolo del portiere. Non l'ha presa bene il tecnico. Potevano portarsi in vantaggio qui. Sceglie il fraseggio. Ci pensa lui spazzando. Modric. La mette sul palo lontano. Tentativo vanificato da una buona uscita del portiere. Herrera. Il Real ha dimostrato di sapersi trasformare nelle serate di Coppa. La musica della Champions ha un potere enorme su questa squadra fantastica. È una squadra dalla spiccata vocazione internazionale. La storia è lì a dirci che riesce. Interviene l'arbitro e annulla il gol. Posizione irregolare. Delusione più che comprensibile, Pier, stavano già esultando. La decisione di non convalidare la rete mi sembra comunque corretta. Passaggio di Messi che viene intercettato. Prova a correre qui il Real Madrid. Cerca il secondo palo. Cross messo fuori da Sergio Ramos. Occhio Benzema. Vuole la volée. C'è la respinta qui. Da lì può crossare. Partita che non decolla, poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra. Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palle è eloquente. Nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Herrera. Messi. Controlla Di Maria. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Piuttosto in ombra Benzema, almeno il Benzema del primo tempo. Squadra che debuttano ufficialmente. Palla Idrissa Gueye. Pallone per Ander Herrera. Marquinhos. Mette in movimento Messi. Idrissa Gueye. Danilo Pereira. Servito Di Maria. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Danilo Pereira.
giocare 16 metri. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Danilo Pereira. 1-0 col gol di Mbappé. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Mbappé ha virato sul primo palo, togliendo di sorpresa il portiere. Sono sotto e l'allenatore non fa nulla per nascondere il suo disappunto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Modric. Carvajal. Il tocco su Carvajal. Modric. Brutta gestione da parte di Alaba. Intercettano bene il pallone. Benzema. Casemiro. Che tuffo del portiere. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Occhio al tocco in mezzo. Nulla di fatto qui. Può colpire da lì. Salta il difensore. Traversa, pallone ancora in gioco. Qui non si è lasciato sorprendere il portiere, intervento piuttosto agevole. Vedendo partire la palla ha avuto poi tutto il tempo per tuffarsi. Avevano carezzato per un attimo l'idea del pareggio, ma dove non è arrivato il portiere hanno trovato il legno. Riesce a tenerla in gioco. C'è la posizione di fuori gioco per Messi, tutto fermo. Ha teso un po' troppo nel dare la palla, quando è partito il lancio era già in fuori gioco. Forze fresche nel tentativo di difendere la situazione di vantaggio. Alaba. Difende bene il pallone. Carvajal. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Nuno Mendes. Maurizio Icardi. Ci sono metri per Mbappé. Può crossare da lì. Sicuro l'intervento di Courtois. Alaba. Palla recuperata, attenzione. Buona l'idea qui. Courtois respinge, ma non è finita. Palla deviata, pallone ancora lì. E c'è il gol. Non impeccabile qui il portiere che ha favorito il giocatore avversario. Rivediamolo, eccolo il gol. Portiere non esattamente impeccabile, eh? Sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio. Quell'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0.
Casemiro. C'è spazio per Hazard sulla fascia. Può crossarla da lì. La gioca lunga qui. Palla recuperata senza problemi dal portiere. Mbappé. Palla per Icardi. Lottin. Ottima lettura difensiva. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Gran palla dentro. Avanza sulla tre quarti. Soluzione tesa rasoterra. Ed è dentro. C'è ancora vita, c'è ancora una partita. Possono provare. Gol arrivato sugli sviluppi di questo cross rasoterra. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. C'è il cambio dunque. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sono ancora avanti di un gol quando mancano 5 minuti alla fine. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ripartono in campo aperto. Pallone profondo, pericoloso. Lascia partire il tiro. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Trova un compagno libero in area. Tutto fermo, c'è il fuorigioco, non ha dubbi il guardaline. Non ha fatto il movimento giusto per rientrare in tempo dal fuorigioco. Comunque bravo anche la difesa a salire. Vittoria un passo per il Parì. Determinante anche oggi l'apporto del pubblico del Parco dei Principi. Marco Verratti. Decidono di non correre rischi, si affidano al giro palla nella propria metà campo per difendere questo risultato prezioso. Intervento irregolare, punizione per il Parì. L'arbitro si limita a un'ammonizione verbale per l'autore di questo fallo. Sì, Pier, a giudicare anche dall'espressione, mi pare gli abbia proprio detto alla prossima ti ammonisco. Mbappé. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Sbaglia qui Mbappé, regala il pallone agli avversari. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, è arrivato un brutto KO all'esordio della fase a gironi. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi. La sconfitta macchia il loro esordio in UEFA Champions League e rischia di avere qualche strascico di troppo. Bisogna però anche aggiungere che siamo a inizio stagione, le squadre devono mettere ancora benzina nel motore, possono senz'altro recuperare nelle prossime giornate. Straripante, come spesso accade, Mbappé, che ha fatto impazzire oggi i difensori avversari con la sua velocità e i suoi strappi. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.